Mettiamoci il cuore è una mostra, una piccola esposizione, che terrà banco nel punto vendita di Pistoia per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di sangue. Un'iniziativa che vede Unicop Firenze, con la locale sezione soci Avis Pistoia e l'ufficio scolastico territoriale di Pistoia, uniti di fronte al problema della mancanza di donazioni, col meteo del sangue, uno strumento in grado di monitorare la situazione in tempo reale, che da mesi segna rosso, ovvero deficit. Solo nella provincia di Pistoia si stima la mancanza di circa 1000 donatori. Oggi, diciamo, la mostra che abbiamo qui dentro il negozio, dentro il corridoio, rappresenta quantitativamente il sangue che occorre per alcune banali, purtroppo quotidiane operazioni sanitarie, un trapianto di un cuore, un trapianto di un fegato, una malattia come la talassemia. Ecco, volevamo quantificare in un momento di calo del sangue, nonostante che in questo Pistoia sia bravissima e generosissima. Perché abbiamo condiviso questo percorso, questa iniziativa anche con l'ufficio scolastico? Perché noi pensiamo che sia determinante che il dono, che un futuro donatore nasca appunto da prima, cioè abbia già la mentalità del donatore, e quando lui ovviamente riporterà a casa una mostra che ha visto a scuola, una mostra che con la mamma, con lo zio, venendo al supermercato, si faccia ambasciatore nella propria famiglia, tra i propri amici, sensibilizzando e trovando ovviamente, esponenziando il dono. Si interviene sul presente, ma si guarda al futuro. Dopo essere stata esposta nel punto vendita di Pistoia, la mostra diverrà infatti itinerante, spostandosi ogni 10 giorni negli istituti superiori della provincia per avvicinare i ragazzi alla questione. Noi abbiamo bisogno di fare in modo e maniera che all'ospedale del Ceppo, prima di San Jacopo oggi, non manchi mai il sangue. E per far questo abbiamo bisogno di intercettare tutto quello che sono le iniziative finalizzate a promuovere. Dopo, la cosa bella è quella che questa iniziativa andrà, dopo un mese è stata qui esposta, nelle scuole, 10 giorni in ogni istituto superiore di Pistoia. E lì andremo noi a parlare ai ragazzi. Prima la mostra e poi a parlare ai ragazzi. Ci auguriamo che tanti poi riescano ad essere coinvolti e iniziare a donare, questa è la nostra missione. Chi è che può rendersi utile alla causa? Ecco il profilo ideale del donatore. Sono chiaramente 50 kg, stato di buona salute, e in assenza di malattie, in assenza di farmaci, no diabetici, e con questo noi si può proporre a tutti il fatto di iniziare a donare, a provare, perché poi oggi non è che si dona, oggi si viene, si fa gli analisi del sangue, fatte le analisi, se tutto è a posto, si inizia a donare. Non c'è la donazione diretta come una volta. Per ulteriori informazioni su come donare e per rimanere aggiornati sulle future iniziative di Unicop Firenze, www.copfirenze.it.